Ecco qua. Per dirvi un altro che siamo in campo e che dobbiamo assolutamente continuare a contrastare queste forze della sinistra che hanno degli obiettivi molto precisi, tra l'altro sul piano patrimoniale, sempre fondamentale per loro è l'obiettivo di ridistribuire la ricchezza, togliendo alla borghesia e ridare per darlo alle persone che hanno meno. Ora, non è che sia una cosa fuori dal mondo, ma è fuori dal mondo la misura in cui loro intendono farlo. Questo per sapere che ci aspetta qualcosa del genere se loro dovessero andare al potere completamente, come d'altronde purtroppo sono adesso, con un governo che è solo di sinistra e ha la stampella del nuovo centrodestra. Quindi abbiamo sempre e comunque le stesse motivazioni per stare in campo che avevamo nel 94, abbiamo l'orgoglio di non aver permesso una definitiva presa del potere da parte della sinistra. Ricordiamoci sempre che una sinistra che non ha mai rinnegato la sua storia, non ha mai rinnegato la sua ideologia, che resta sempre e comunque l'ideologia più disumana e criminale della storia dell'uomo. Quindi non è cambiato molto rispetto al 94, siamo ancora qui a dover resistere a questa sinistra che vuole agguantare il potere e tenerlo definitivamente. Tutte le ragioni che c'erano allora sono ampliate adesso, perché oltre alla sinistra abbiamo ormai la consapevolezza che c'è un potere che si chiama magistratura democratica in campo, che ha sotto di sé gli altri poteri che sono quelli eletti dai cittadini, il potere esecutivo e il potere legislativo. Questo è un ordine dello Stato, cioè fatto da funzionari che hanno vinto un concorso esattamente come gli altri funzionari della pubblica amministrazione, che tuttavia hanno questo terribile potere di poter incidere sulla vita degli altri, togliendo la libertà o anche andando a incidere sul patrimonio dei singoli. E oggi, grazie a questa situazione, sappiamo bene che nessuno di noi può essere sicuro dei propri diritti, dei propri beni e della propria libertà, che è un interesse comune. Qualcuno dice no, ma questa politica vi disgusta, a questi dobbiamo dire, ma guarda, questa politica è sporca. Sì, però se tu non te ne interessi, non cominci a scendere in campo, a interessarti insieme a tanti altri, questa politica rimarrà sporca. E comunque, anche se tu non ti interessi della politica, sarà la politica che si interesserà di te. Quindi dobbiamo cercare di insinuare in tutte le persone che riusciremo a contattare questo, diciamo, sentimento di dover insegnarsi per decidere il nostro comune destino. Beh, io vi ho richiamato bruscamente alla realtà, mentre probabilmente voi stavate alzando il calice augurandovi un altro buon Natale. Vi auguro anch'io buon Natale, vi auguro che il prossimo anno sia migliore di quello che abbiamo passato e vi auguro soprattutto di riuscire, nonostante tutto, a realizzare tutti i progetti, i sogni, i desideri che avete in testa per le persone a cui volete bene. Tanti auguri.